Potevo stupirvi con effetti speciali e colori ultravivaci. Ok, basta così. De, ma ho già fatto questi effetti, vie. Ma quanti ne devo fare? Oh, ma è 30 anni. Ma di dove si esce, vi? È 30 anni e fuori effetti speciali, ne posso più. Basta! Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. Allora, molti mi hanno chiesto come ho fatto a fare queste scene e soprattutto come ho fatto a fare questo effetto tipo raggi laser dietro al registratore a bobine. Ebbene, l'ho fatto con il videoproiettore che ho utilizzato per fare lo schermo olografico questo Natale. E in questo video vi farò vedere come ho fatto a fare questi raggi che escono dal videoproiettore, come ho fatto anche a mettere la stessa immagine su tutti i televisori CRT che sono nella scena e vi farò vedere anche come faccio a fare questi movimenti di camera così fluidi perché li faccio a mano con la telecamera con la quale mi sto inquadrando. Comunque in questo video, invece di utilizzare sto proiettore che ormai ne pole più, è proprio un troiaio ridotto proprio alla fine, voglio provare ad usare quest'altro qui che ha sempre 15 anni, ma ci avevo messo la lampadina nuova, poi non l'ho più usato, quindi lo devo anche smontare per vedere se funziona sempre e poi proverò a fare questi raggi laser che arrivano, wow, DJ Super X dell'anni 80 o in me, non se ne pole più. Grazie Marco per la linea, adesso muovi il culo e fai il tear down di questo videoproiettore, così potremo vedere tutti come è fatto e se funziona ancora. A te la linea, SMA! Questi proiettori hanno una tecnologia completamente diversa l'uno dall'altro. Questo è un videoproiettore LCD. All'interno ci sono tre LCD trasparenti, uno per il blu, uno per il verde e uno per il rosso, che vengono attraversati dalla luce scomposta nelle sue componenti fondamentali e proiettano l'immagine sullo schermo. Questo invece è un proiettore DLP e all'interno c'è un unico chip che crea le immagini processando digitalmente il fascio di luce. Un filtro colorato rotante posto davanti alla lampada fa sì che venga proiettata in sequenza un'immagine blu, una rossa, una verde. Questo alternarsi di immagini è talmente veloce che l'occhio vede un'immagine sola a colori. E giusto per curiosità, voglio prima smontare il videoproiettore LCD. Cacciaviti di merda! Questo è il cuore del videoproiettore, è una lampada ad arco a vapori di mercurio ad alta pressione. Oggi al posto di queste lampade si utilizzano sempre di più i diodi laser, più longevi e meno costosi. E qua sotto si trovano i tre piccoli schermi LCD che proiettano l'immagine sullo schermo. Non mi sono mai azzardato a smontarli, ma questa volta ci provo. Dentro a questa scatola nera vengono create le immagini. Sono troppo curioso di vedere com'è fatta dentro. Ora proverò a rimuovere i tre piccoli schermi LCD. Oh, wow! Wow, fantastico! Qui possiamo vedere tutto il percorso che fa la luce. E questi sono i tre piccoli monitor LCD che creano l'immagine sullo schermo, uno per ogni colore, rosso, verde e blu. La luce passa attraverso questi schermi e viene ricombinata da questo prisma centrale ed esce da questa parte qui. Qui si vede perfettamente come i filtri scompongono la luce nello spettro rosso, verde e blu. E vedete che ora dall'obiettivo esce solo la luce verde, ma se vado a rimettere a posto i tre LCD con il prisma che ricompone le tre fondamentali della luce, ecco qua che la luce ritorna ad essere bianca. E ora ho collegato il mio televisore multimediale con il videoproiettore, voglio vedere se si vede qualcosa sullo schermino qui. Dopo il CRT più piccolo del mondo, lo schermo LCD più piccolo del mondo. E l'immagine è scomposta nei tre colori, per esempio dalla parte di qua c'è il verde. Il rosso rimane dalla parte sotto, qui non riesco a farvelo vedere. L'ho rimontato, vi assicuro che la lampada porta via gli occhi, non si può guardare. Qui ci sono i tre LCD che vedete sono di colore rosso, verde e blu e compongono l'immagine, eccola qua giù. Ve la faccio vedere dritta e la sto proiettando su un tagliere di plastica, quindi veramente fa veramente schifo. Vabbè, ho giocato abbastanza, allora ora passo a questo qui, lo smonto, vediamo se funziona e poi vi faccio vedere come ho fatto ad usare il videoproiettore per fare gli effetti da discoteca tipo laser. È tutto a posto? Sicuramente non è, perché qua vedo che già la lampada c'ha una grossa crepa in questo punto qui. Ok, c'è una crepa sulla base ma la lampada sembra a posto, quindi boh, andiamo avanti. Ok, vediamo l'interno.
completamente differente rispetto a quello LCD. E ora vado a rimuovere tutta la parte ottica perché qui dentro probabilmente gli specchi non sono sopravvissuti al tempo e questo sarebbe un gran casino. E ora possiamo vedere anche la ruota colorata che non ha solo tre colori. Infatti c'è il rosso, il giallo, il verde, il bianco e il blu. Il giallo, oltre al verde, il blu e il rosso, serve per dare più profondità ai colori, mentre il bianco, che poi è un vetro trasparente, serve per dare ancora più luminosità all'immagine. Ma io volevo arrivare qui e vedere in che condizioni è ridotta tutta la parte ottica. Qui c'è un bel problemino. Guardate com'è ridotto questo specchio qua. Questo specchio di qua non è certamente messo meglio. Mentre il chip DLP è proprio qua. Questo lo posso anche rimuovere. E questo, come una CPU di un computer, ha il compound sull'Heat Sink che si è completamente asciugato, quindi va cambiato. E questo è praticamente lo zoccolo del processore, guardate. E il chip DLP vero e proprio, eccolo qui. E questo è composto da una miriade di specchi, ogni specchio corrisponde a un pixel, che può deviare la luce più o meno verso l'obiettivo in modo da ottenere tutte le sfumature tra bianco e nero. Questi specchi sono ossidati ma non si possono pulire. Non penso proprio. Voglio provare su un angolo ad utilizzare il Seedol per vedere se riesco a togliere un pochino di ossidazione oppure se porto completamente via del tutto lo specchio. Non è che ci sia molto da perdere, eh? Comunque lo farò su un angolo e vediamo che succede. Cavolo, forse funziona. Ma bisogna andarci molto piano perché posso portare via tutto lo specchio così, mi sa che porto via proprio lo specchio in questa maniera. Sì, vediamo che succede. Oddio, oddio. Un nuovo non tornerà mai, ma un pelino meglio di prima è. Un po' di ossido l'ho tolto. Ma direi decisamente meglio di prima. Se insisto di più porto via tutto il materiale riflettente e fine. Niente da fare, per questo specchio non c'è proprio rimedio. Questo è veramente corroso. Ma anche con gli specchi ridotti così male, non crediate che la luce non arrivi sul DLP. Vediamo che fa. Ruota colori, funziona. E l'immagine c'è e funziona perfettamente. Funziona alla grande. Fantastico, nonostante ci siano tutte le luci accese, guardate, si vede lo stesso. Non ha perso tanta luminosità, nonostante gli specchi siano completamente andati. Questo è 2500 anzilumen, l'altro mi sembra sia 800 anzilumen. Allora, a questo punto vi posso far vedere come ho fatto a fare questo effetto di luci stile raggio laser che partono da dietro al registratore a bobine. Quindi ho messo il videoproiettore qui, collegato con il televisore multimediale, ora bisogna riempire di fumo la stanza. Non gli fa buono al videoproiettore questo fumo, ma tanto è un videoproiettore vecchissimo, chi se ne frega. Vedete che già fa l'effetto dei raggi, comunque è meglio se lo metto qua sotto perché spara troppo in alto. Allora lo metto qui. Ok. Vediamo. Oh, perfetto! Che figata! Incredibile! E ciao! Allora, ho fatto un'animazione con After Effects, però prima mi servono gli occhiali. Eccoli qui, perché sennò non ci vedo niente. Allora, questa animazione è semplicissima, eccola qui. Sono dei puntini, vedete che ruotano, dei puntini luminosi, e sono proprio questi puntini che generano i raggi laser che escono dal videoproiettore. Infatti, ogni puntino proietta una specie di raggio laser. L'animazione è veramente molto semplice, comunque nella descrizione del video trovate tutti i link per scaricare tutta la roba che ho utilizzato. Allora, ora faccio partire il video e vi faccio vedere con questi semplici puntini colorati che cosa viene fuori. Laser rosso, verde, blu, e poi si possono moltiplicare, eccoli qui, e poi si possono ancora moltiplicare, e poi si possono far ruotare anche, in tutte le direzioni, non c'è problema. E utilizzando un altro tipo di filmato, tipo questo, è possibile ottenere una valanga di effetti incredibili. Eccoli qua, e questi sono esattamente gli effetti che ho utilizzato per fare il video dell'altra settimana. I raggi laser che si vedono dietro il registratore a bobine. Sicuramente se avessi utilizzato questo videoproiettore mi sarebbero venuti molto più spettacolari. Comunque, ve li faccio vedere ora.
Allora, a questo punto vi faccio vedere come ho fatto a trasmettere la stessa immagine su tutti i televisori. In effetti è semplice, ho usato un trasmettitore video, ma non è mica andata bene al primo colpo, No, no. Guardate in che cavolo di angolino devo lavorare perché ho riempito tutto lo spazio possibile. Ok, speriamo bene, perché se sbaglio ora è finita proprio, finita in partenza. Ecco, non va. Perché non va? Perché questo coso non funziona. Lo vedete? Te lo dico io. Che cazzo è il tester? Dove l'ho messo? Dove mi è sparito? Oh, pure sta Gigi attaccata all'incontrario, non me lo dire! Ho messo il positivo o il negativo, l'ho fritto. No, meno 10. Che cazzo di Buddha è? È invertito ora? C'era il negativo e il positivo invertito qui sopra? Oh, porca p***a. Una malefica. Negativo invertito col positivo è la fine proprio. Ehi, si accende più. Fine del video. Maledetta la m***a di tua madre malefica. Oh, c'ho un altro trasmettitore da qualche parte, ora lo trovo. Maremma p***ana della maremma. Allora ora c'è da sporcarsi le mani ma di brutto proprio. Mamma, come fo? A parte c'ho il culo di fuori anche. Dio c***o, Dio. Il culo, mi si vede il culo? Che puttanaio che c'è qui! Non ci venivo da un secolo. Guarda, vi ci dormano gatti. Guarda il disastro è questo, vi. Speriamo sia dentro a questa scatola. Non so ne... Sì, che culo l'ho trovato subito. Allora, eccolo vi. Poi bisogna vedere se funziona sempre, eh. Ma che casino. Che bordello. Musica triste. Il telefono di cane! Dio! Ma porca... Anna, fatelo suonare di più! E il gatto che passa il telefono, che rompano coglioni di c***a, lo levo il telefono, di. Oh, allora, maremma maiala. Ora, questo osso, viccia, starnese ti ribilla, Dio sì. Non lo so, c***o, non lo so se funziona sta affare. Mi sono messo a fare una cosa che mi ci ammazzo. È saldata, l'antenna che è un po' gne gne. Vabbè, allora nulla, oh, funzionerà. Non si sa nemmeno a quanto... Che voltaggio di merda. Questo è un vecchissimo kit di montaggio della Ramsey Electronic. Questo l'ho comprato per girare uno dei primissimi video che feci, perché dovevo trasmettere un segnale NTSC a un televisore NTSC. E da quando feci quel video io questo coso non l'ho più usato, quindi sono diversi anni che non lo uso più. Però vedete che anche se sono passati 4-5 anni, ora questo trasmettitore a me mi serve. Non rompete il cazzo con Amemi, andate a leggere l'Accademia della Crusca che vi spiega perché Amemi è una forma corretta. È per questo che non vendo niente di quello che vedete nei video. Ora, se furmino anche questo, guarda, mi dimetto, me ne vado. Vediamo se riesce a beccare il segnale. Io credo veramente po'. No! Qualcosa si è visto! Allora, intanto di va, vediamo da questo televisorino qui, se becca qualcosa. Oh, funziona, funziona, che culo a cazzo di cane, funziona male, ma funziona. Vabbè, alla fine sono riuscito a far funzionare solo questi qui, tre di qui e tre di là. Questo va in secam, proprio non prende il segnale. Quelli là dietro hanno il tuner a sintesi, evidentemente, non lo so, e non lo leggano il segnale di quello lì. E quindi questi li posso togliere tutti, questi dietro qua, perché tanto le riprese che volevo fare erano con questi. Bene, ora posso iniziare a fare le riprese, vediamo sti cose di me. Quindi per fare questa cosa ho fulminato anche un trasmettitore che non troverò mai più, però pazienza. E poi in tanti mi chiedono, ma che cavolo di attrezzature usi per fare queste scene così fluide, questi movimenti così perfetti? Ebbene, non uso niente di speciale, prendo la telecamera in mano, faccio dei movimenti più fluidi possibili, che vengono già abbastanza bene così. Per le carrellate mi muovo tenendo la telecamera sul tavolo, cioè la struscio sul tavolo proprio effettivamente, e la ripresa non viene male. Ma il tocco finale glielo do durante l'edit su Premiere, utilizzando questo plugin che si chiama Warp Stabilizer, che per il 90% dei casi funziona che è una meraviglia. E non mi fermo qui, perché anche il colore vuole la sua parte, e potete vedere qua la differenza a sinistra, dove ci sono le riprese originali non filtrate in nessun modo, e a destra dove ci sono le riprese passate dal Warp Stabilizer con il color grading. Vedete, i colori sono molto più vividi e i movimenti sono assolutamente fluidi. Allora, vi ho fatto un po' vedere com'è che faccio a fare i miei video. C'è veramente tanto editing dietro, ci metto giorni per montare un video di questo tipo qui, e spero che vi siate divertiti nel vedere un po' di retroscena. Comunque, questo video finisce qui, io vi ringrazio di averlo visto e come al solito, restate sani. Potevamo stupirvi con effetti speciali. Aspetta, perché potevamo stupirvi, se sì. Potevamo stupirvi con effetti speciali e colori ultravivaci. Ma proprio ora!